ha battuto con il mister della squadra ospite Buonaonda, allora una vittoria secca, senza discussioni, solo forse nel finale, ma durante il match in un momento in cui si poteva andare sul 3-2 per la squadra di casa, poi dopo non c'è stata comunque un lacco per tutto il match, mi sembra che avete fatto diciamo un'ottima gara. Sì, beh, la prima è sempre un'incognita, si sapeva, poi conosciamo il Gaeta che è comunque una squadra amica e ogni volta che veniamo qui è sempre un piacere incontrare tanti amici. Era un po' di anni che ci mancavamo, per cui è stata una cosa ancora molto più carina. La prima partita è sempre, come ho detto prima, un'incognita, perché non sai mai gli avversari come stanno, si sono rinforzati, sì, no, la classifica dell'anno scorso non fa testo, noi siamo una squadra che l'anno scorso è retrocesso, per cui questo fa capire tanto la nostra prestazione e il campionato che vogliamo fare quest'anno. I ragazzi il primo tempo erano un po' impacciati, erano un po' tesi, però dopo si sono, cioè è normale, abbiamo tra le nostre righe dei giocatori che di categoria superiore, per cui non ci nascondiamo, abbiamo giocato bene, merito. Il primo tempo è stato anche molto equilibrato perché comunque è terminato 3-1, potevano accorciare, è stato bravo il nostro portiere, cambiare la partita, perché poi sai, in effetti gli animi sono attimi, vabbè, ma permettimi, secondo me la forza di una squadra si vede proprio in quei momenti, gli attimi, perché se riesci, quegli attimi della partita che te la possono cambiare, se riesci a trascinare dalla parte tua, questo qua ti permette che poi alla fine il risultato, eccolo qua, 6-1, sembra un risultato enorme, però comunque il Gaeta ha giocato fino alla fine, ha provato e tutto il resto, però i valori sono questi, in campo si sono visti, va bene, è la prima. Questa è la prima e chiaramente poi si vedrà durante la stagione. Sì, ma c'è il tempo per migliorare sia noi che il Gaeta, è normale, la prima è così, ti ripeto, è un incognito, è andata oggi, è andata bene a noi. Dai. Che cosa ha visto com'è il suo giudizio sul Gaeta a parte il risultato? Il Gaeta, come l'ho visto, è una squadra molto, ha un ottimo giro palla, un ottimo possesso palla. Se mi posso permettere, secondo me gli manca un finalizzatore, perché comunque hanno avuto un ottimo possesso palla. Infatti ho chiesto ai miei di lasciarli giocare, di rubare palla e fare ripartenza, avendo dei giocatori con caratteristiche del genere, che hanno tanta corsa, e comunque è andata così, in effetti abbiamo recuperato 3-4 palle a centrocampo, nel loro giro palla, poi è normale che l'intoppo c'è, quando c'è di sempre, una volta che poi la squadra avversaria prende le misure. E, ti ripeto, oggi è andato tutto bene. Forse il Gaeta con un giocatore come Razza, che sai che abbiamo noi, sicuramente avrebbe fatto molto, molto meglio, però è un'ottima squadra, ho visto un'ottima ossatura, conoscevo già i ragazzi, si sono rinforzati, hanno preso giocatori di spessore, per cui sicuramente diranno la loro nel corso del campionato. Ti ripeto, la prima non fa testo, anche il risultato, all'ultimo è andato un po' così. Siamo al prossimo turno, poi in casa, no? Sì, sabato prossimo giochiamo in casa, adesso abbiamo due turni in casa, il calendario tra virgolette c'è stato benevolo, abbiamo Terracina e Cepra, sabato sera giochiamo in casa col Terracina e speriamo di mantenere questo ritmo. Confermare. Sì, per forza. Il programma vostro è la salvezza oppure in campionato? La salvezza sinceramente sarebbe riduttivo se te lo dico, sì, gioco per salvarmi, no, sinceramente no. Giochiamo, per le zone alte della classifica? Giochiamo sì. Per forza, se no non sarei neanche venuto. D'accordo, in bocca al lupo. Grazie anche a voi.